Allora, continuiamo il nostro giro al Bike Festival. Sono da FSA con Alessandro, che vuole farci vedere una novità che riguarderà l'attacco manubrio. È un nuovo standard, vero Alessandro? Sì, è un nuovo standard che permetterà di un passaggio completamente dei cavi all'interno, un passaggio cavi completamente integrato. È uno standard di derivazione di primo equipaggiamento, quindi attualmente serve un headset che sia compatibile, un pollice e mezzo, un pollice e mezzo deve essere il diametro. Questo stesso standard, molto richiesto dal mercato perché permette di coprire tutti i cavi, verrà successivamente applicato per sviluppare una linea aftermarket. Ad oggi la compatibilità è con i nostri manubri è con DI2, quindi deve essere passaggio cavi per adesso è solo sul DI2. Da qui in poi, appunto, come dicevi, è un benchmark nuovo, è un punto di partenza nuovo per poi sviluppare tutto il passaggio cavi integrato anche per l'end user, per il cliente finale. Il sistema è ancora prototipale. Nel senso che qui lo vedete in veste ACR, ma quello per MTB sarà ICR. ICR fondamentalmente è la stessa cosa, all cable routing o internal cable routing. E c'è l'elemento 3D che mi ha fatto vedere, che può far, come dire, spiegare di cosa si tratta. Esattamente, questo è un modellino 3D di quanto vedete qua. Semplicemente è un passaggio all'interno, è stata creata una stanza, un room, uno spazio per permettere a tutti i cavi di passare al proprio interno. Andrà applicata, come dicevamo prima, la serie sterzo. Questo riguarderà i cavi del cambio e dei freni sostanzialmente. Mentre come si può vedere qui su questa bici Torpado, l'eventuale presenza di un manettino remoto è quello. Passerà all'esterno oppure passerà anche quello all'interno, Alessandro? Dipende dallo stesso, per esempio il nostro dropper seat post avrà la possibilità di passare all'interno. Certo. Essendo appunto tutto in fieri, tutto in progress, anche questo è un altro obiettivo, cioè quello di permettere l'alloggiamento anche del cavo del dropper seat post, piuttosto che cavi che non siano freno. E devo dire che in effetti l'estetica se ne avvantaggia, perché così è tutto un po' più pulito, visto che comunque... Mi avete fatto una buona domanda prima, Simo, che posso dimostrare subito. Non ci sono limitazioni di sterzo. Esatto, anche questa è una cosa molto interessante, grazie Alessandro. Questo nuovo sistema non impedisce allo sterzo di ruotare nella sua interezza. Ok, ci sono anche altre novità, Alessandro? Sì, sicuramente c'è una grande novità che è il manubrio della linea Gradient, che in precedenza era una linea CSI, quindi in alluminio, adesso invece è un full carbon. Questo per la grande richiesta che arriva dai nostri atleti enduro, impegnati nell'Enduro World Series, e dei team che richiedono grande leggerezza ma allo stesso tempo resistenza. Il nostro know-how sul carbonio ci permette di realizzare un prodotto molto solido che quindi riesce ad accontentare anche le esigenze degli utenti enduro e anche downhill. Della stessa derivazione, della stessa famiglia, abbiamo invece la ruota. Esatto. Ruota appunto, stessa famiglia Gradient. Anche questo è un full carbon. Anche qui utilizzo Gravity senza nessuna difficoltà. Grande sviluppo da parte e feedback ottimo da parte dei team impegnati nel circuito. Canale interno da 29. Il cerchio è Hookless. Esatto, ovviamente nastro all'interno. La piattaforma Mozzi è la nostra tradizionale 148. Da qui poi si è scelto anche di dividere completamente la gamma dedicata a il gravel, che sarà AGX, dalla gamma Wider, che appunto invece sarà quella dedicata all'off-road. Il canale interno poi sarà quello che andrà a posizionare la ruota su un marathon piuttosto che su un enduro. Grazie di questo highlight molto veloce. Grazie a voi, Simone. E noi continuiamo il giro all'interno del Bike Festival.